Sappi dunque oggi e ritienilo in tuo cuore che l'Eterno è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra e che non v'è alcun altro. Il consiglio di oggi è di riflettere e di imparare che il fondamento di una vita appagata e felice è sapere che l'Eterno è Dio, in alto nei cieli e in basso sulla terra, e non c'è un altro. Semplice e allo stesso tempo complicato. Semplice per l'anima semplice che apre il suo cuore a Dio, e complicato per una mente persa nei meandri del razionalismo. Dio spesso lascia che l'essere umano vada per la sua strada, non discute con lui, lo lascia andare, lungo i sentieri, anche rischiosi, che la sua natura però sceglie. Vorrebbe intervenire, fermarlo, dirgli: figlio, quella scelta ti porterà alla distruzione, ma non lo fa. Gli ha dato la libertà anche di abbandonarlo, consapevole dell'atteggiamento sconsiderato che l'uomo ha scelto. Sarebbe così facile cercare Dio e prendere sul serio i suoi insegnamenti, ma l'uomo moderno preferisce scegliere i propri dei, divinità piccole, manipolabili, incapaci di determinare ciò che è buono o cattivo, che si limitano a dare il via libera ad ogni desiderio umano. Riflettere e imparare, ecco il consiglio di oggi. Fermatevi, smettete di correre come se aveste paura della vostra ombra. Pensate al modo in cui state vivendo. Riflettere, riflettere ancora e ancora. E se lo farete, le vostre notti saranno illuminate dalla luminosità delle stelle e i vostri giorni dallo splendore del sole. Vedrete che vale la pena vivere, anche se il dolore bussa alla porta del vostro cuore, anche se le difficoltà appaiono come nuvole di pioggia. Imparerete a sorridere quando gli altri piangono e a sperare quando gli altri si disperano. Oggi quindi iniziate la giornata ricordando l'ordine divino. Sappi dunque oggi e ritienilo in cuor tuo che l'Eterno è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra e che non v'è alcun altro. Buona giornata e che Dio ci benedica.